Oh sì, assistente aggiornamento di Windows 10. Ecco qua, si apre. Si apre la schermata che fa il controllo di aggiornamento, se Windows 10 è aggiornato oppure no. Se è aggiornato, farà da solo il nuovo aggiornamento. In questo caso è già aggiornato e quindi facciamo esci e passiamo alla prossima applicazione. Apriamo questo programma che si chiama Tube Catcher. Vediamo se ce la fa ad aprirsi. Si apre? Sì o no? È un po' lento. E dove? Ho premuto a Tube Catcher. Riproviamo. Niente, non sarà. Se questo oppure è lento. Boh. Questo è YouTube. Ti apri? Sì o no? Proviamo col tasto destro. Vediamo se ce la fa. Ce l'ha fatta. Ci ha messo un po', ma ce l'ha fatta. Ecco, qua dentro incolliamo i link che vogliamo. URL del video che vogliamo scaricare. Per trovare l'URL andiamo su YouTube. L'URL è questo che sta scritto qua dentro, tutto questo in blu, che adesso ho fatto in blu. Facciamo tasto destro, facciamo copia, ritorniamo sul programma questo, a tube, andiamo qua dentro e facciamo qua sopra, facciamo sì, incolla. E poi facciamo scarica. Come vedi parte il download e scarichiamo il video che stiamo vedendo adesso sotto qua su YouTube. Un po' lentino per partire, però alla fine vedrete che il programma verrà scaricato. È caricato, eccolo qua, lo sta scaricando. Come vedi, connesso, partito lo scaricamento. Una volta che l'ha scaricato lo voglio mettere in una cartella che è questa qua. Nel mio caso è la cartella, eccola qua, video, ma volendo si può modificare, ognuno può decidere di metterla nella cartella che vuole, che poi di qua abbiamo impostazioni, si clicca sopra e si decide se cambiare qualcosa, e comunque la cartella non si cambia da qua, ma si cambia direttamente da qua. Vedi, qua cliccando apri cartella mi esce scritto oppure sotto, come vedi, modifica la cartella di output, significa la cartella dove vanno i video a salvare. Tu ci clicchi sopra, ti esce questa schermata con tutte le tue cartelle del computer e decidi dove andare a salvarlo oppure anche creare una nuova cartella, e questa cartella la puoi creare in una delle tue cartelle. Poi dai ok, io adesso non cambio perché mi piace la cartella che ho, quindi faccio annullo, altrimenti darei ok e metterei una nuova cartella. Come vedi la lezione, il video si sta scaricando, 19%. Una volta che si è scaricato tutto, lo trovi nella cartella e tu hai deciso di salvarla come ti ho fatto vedere poco fa. Ok, un bacio e alla prossima.